Buongiorno, nuovo vlog! Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Straccetto in mano, spugna magica persa, la vado a prendere. Eccola qua, io pulisco con questa, se volete, zozza, perché comunque è da sciacquare, ma comunque diventa di questo colore a forza di usarla, però mi sta aiutando non poco, tantissimo, perché per qualsiasi tipo di mobilio bianco, lasciate perdere i miei capelli, ma sono in una situazione veramente tragica io in questi giorni, sbianca, pulisce, toglie il giallo, è una cosa meravigliosa, quindi uso questa e poi passo questo con un di Ajax Crystal Clean che ho preso avendo finito il Quasar quando sono andata a fare la spesa nel primo luogo che ho trovato, vista la situazione che tutti sappiamo. Dunque, i lavori in casa sono non finiti, ma finiti, nel senso che oramai il pavimento è stato posato tutto, sono state messe tutti quanti battiscopa, ci sono delle piccole rifiniture da fare che farà mio marito nei prossimi giorni dopo essersi un po' riposato. Ora non c'è, è uscito, perché purtroppo, se qualcuno ha seguito la mia live, che vabbè, per me è ieri, per voi non so quando, perché non so quando andrà online questo vlog, ma ha subito un furto di identità, quindi è dovuto andare dai carabinieri a sporgere denuncia, perché altrimenti insomma la situazione è tragica. Tra l'altro ieri un aggiornamento a quello che è successo, se qualcuno non avesse visto il video vi risparmio una live di 50 minuti, anche se io lo dico subito all'inizio. In pratica ieri ci è arrivato un plico di bollettini da pagare da parte della Findomestic, che ovviamente noi non abbiamo fatto, abbiamo chiamato, la Findomestic aveva tutti i nostri dati, cioè dico nostri ma i suoi, ecco, quindi nome, cognome, cani, indirizzo mail, numero di telefono, numero di documento, perché è stata fatta questa cosa, non si sa bene come, oggi dovremo richiamare perché mio marito non è stato abbastanza preciso nel porre domande a Findomestic, nel senso che io vorrei sapere dove loro hanno spedito i documenti, cioè a quale indirizzo mail, dato che è stata fatta online la richiesta, hanno spedito i documenti da restituire firmati, sempre online, però restituire firmati, a che indirizzo mail, dato che hanno il suo, e a noi non è arrivato nulla. Tra l'altro ieri, quando lui ha messo giù il telefono, ha ricevuto un messaggio appena dopo aver messo giù la telefonata, in cui appunto Findomestic, però senza numero, c'era scritto info, non lo so, qualcosa del genere, un messaggio che ho scritto, ricordati di inviare a come da accordi presi telefonicamente poco fa, ricordati di inviare via fax o via mail al seguente numero la dichiarazione stampata con il documento di identità fronte e retro, cosa che a noi la signora al telefono che abbiamo, con cui abbiamo parlato, proprio che si occupa specificamente di questi casi della Findomestic, non aveva detto nulla. Ci siamo poi resi conto che poco sopra c'era un messaggio ricevuto circa una decina di giorni fa con scritto codice OTP, che sarebbe quello che lo usano anche le poste quando devi fare le ricariche PostePay eccetera eccetera, ma lo usano anche le carte di credito,
E quindi non so se anche la Fin Domestic, quindi codice OTP da inserire valido una sola volta, e c'era scritto questo codice di 5 cifre, ricorda di non condividere questo codice con nessuno e bla 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 bla. Quindi significa che qualcuno anche con i suoi dati e il suo nuovo telefono stava già anche dieci giorni fa cercando di fare qualcosa. Quindi insomma adesso noi dobbiamo anche avere dei chiarimenti da Fin Domestic per capire cosa è successo anche 10 giorni fa quando lui ha ricevuto questo messaggio, perché o entrambi provengono da una truffa questi messaggi, o entrambi provengono da Fin Domestic. Insomma, la fola dell'occhina, come mi diceva mia nonna quando raccontavo qualcosa di troppo lungo, è finita. Vi aggiornerò poi in qualche altro video su nuove cose. Io adesso sono in lavoro, cioè ho cominciato ieri senza riprendere nulla, perché ovviamente le cose sono erano da fare. Io ho iniziato, come vedete, avete visto, a pulire per bene. Ho sistemato quella vetrina, ma non ancora sistemata con tutte le cose che vi avevo fatto vedere che avevo comprato, nel senso che ho fatto soltanto una sorta di decluttering per poi sistemare le cose nei vari comunque ancora ho una scatola da declutterare, insomma, all'interno, però vedremo. Ho lavato stamattina il copridivano e poi ho l'ho lavato ieri sera, stamattina l'ho rimontato su. Eccolo qua. Adesso sto lavando comunque la parte che io ci metto sopra, dove stanno anche i puntini, eccetera eccetera. Ne aveva bisogno perché insomma era piuttosto impolverato. Niente, questo è il risultato del mio pavimento. Io spero voi riusciate a vederlo, a vederne l'effetto. Così ve lo faccio vedere. Ovviamente c'è il colletto sempre in mezzo ai piedi. Il pavimento è sporco perché comunque è pieno di polvere, tutto quello che ci deve essere. Comunque il colore è questo nello specifico, vediamo se riesco ad avvicinarvi così vedete anche lo sporco del mio pavimento. Il colore nello specifico è questo qui, era l'unico colore, se voi notate leggermente lì, faccio vedere lì, parte polvere varia che purtroppo devo raccogliere perché pulendo e spolverando ovviamente si fa sporco, ma devo ancora lavarlo, quindi cioè abbiate pazienza. Era l'unico colore che mi piaceva molto e che stava bene con la mia cucina. Altri tipi di colori che mi piacevano da vedere stavano bene soltanto con i mobili bianchi. La mia cucina non è bianca, per cui questo è il mio pavimento. Io credo che così voi lo vediate abbastanza bene, anche se la luce non è quella naturale. L'effetto è così, cioè a me piace tantissimo. Ovviamente è stato fatto anche, ecco l'ospite totalmente indesiderato che è Puntino. Non scherzo la mamma. E l'effetto appunto è questo. Ovviamente c'è ancora confusione, poi vi avevo promesso un home tour e lo faremo, molto presto. Quello viene in omaggio se comprate più di 6 metri di laminato. E niente, ovviamente è stata fatta sia camera che entratina che sala e cucina, come vedete. Manca la cameretta, che verrà fatta comunque, non sappiamo bene quando, anche se quella ce la prendiamo con calma, perché quella sarà la meno difficile di tutte, dato che porte, cose varie sono già state tutte sistemate, quindi lì sarà solo da mettere giù quello che dovrà essere messo giù e basta. Quindi adesso io mi stavo dedicando, come potete vedere, alla sistemazione di questi varie vetrinette che devo finire di sistemare. Devo tornare a riempire questa vetrinetta, che poi non è una vetrinetta ma è una sorta di libreria che io avevo qua ad angolo, dove avevo tolto un po' tutto quello che c'era perché mi serviva comunque spostarla, e ho approfittato anche ieri sera per pulirla, quindi adesso riempio di nuovo tutto e via. Vi stavo facendo vedere questo portafoto che si è rotto dietro, nel senso che non ha più, è una vittima di questi lavori. Questo era il segnatavolo del mio matrimonio, infatti adesso io ci avevo messo questo fazzoletto Ikea perché mi piaceva molto la fantasia abbinata al portafoto. Per ogni tavolo c'era comunque uno di questi, questo era il tavolo numero 10, mi ricordo, e quindi insomma lo tengo per ricordo, ma mi piace moltissimo anche la cornice. Di vino lì, così la mattina mi do all'alcol. No, ieri sono andata da Lidl a fare la spesa perché c'era stato
4 giorni fa mio marito a fare un po' di spesa, ma ha comprato tutto tranne quello che serviva, quindi mi sono presa su di pane e pazienza, sono andata io ieri, e cercando di fare in fretta, anche se non c'era coda fuori e comunque dentro c'erano pochissime persone, sono passata da dove hanno comunque anche le cose non di cibo, e nonostante la promozione fosse passata sono riuscita a trovare questa che avrei voluto comprare, e infatti l'ho presa, questa alzatina. Dovete sapere che io, oltre alle lanterne, ho e che ne ho veramente tante, e mi sono comunque imposta già da diverso tempo di non comprare più perché ne ho troppe, le gabbie, le lanterne, ho una passione per le alzatine, anche di queste ne ho troppe perché ne ho sparse un po' ovunque, alcune non so nemmeno dove mettermele, però questa mi faceva impazzire com'era bella. Adesso la apriamo e vediamo com'è. Allora, è di ceramica come un piatto normale, diciamo. Allora, qui ci sono delle istruzioni su come montarla, e i piattini sono così. Queste sono le fantasie che mi fanno impazzire, lo sapete. Questa è la parte centrale e questa è la parte inferiore. Adesso la montiamo, vediamo se ci riesce. Sono passate diverse ore da quando avete visto il video che tentavo di montare la, l'alzatina. Eccola qua montata, è molto molto carina. Adesso è in vetro, nel senso non è in ferro o plastica, è proprio, sono piatti veri e propri. Queste sono le fantasie, questa è l'alzatina. Ora devo semplicemente trovare un luogo dove metterla, perché non so dove infilarmela. Io quando vedo queste cose perdo il senno, poi le compro e non so dove metterle, però io la trovo bellissima, secondo me è molto carina per metterci pezzi di torta, biscotti, quando insomma magari si hanno ospiti e persone si cucinano cose del genere, è molto, ma anche comunque per antipasti, tipo pezzi di gnocco, pezzi di pizza, salatini e cose varie. Secondo me queste alzatine sono veramente veramente carine da mettere a tavola, io poi le adoro, non c'è niente da fare, le adoro, le adoro, le adoro. Quindi stavo guardando perché la vorremmo mettere nella vetrinetta, cioè quella là, quella vetrinetta là, ma purtroppo, purtroppo non ci passa perché la parte di sopra è troppo alta. Quindi adesso vedrò dove posso infilzare per far sì che stia al suo posto. Niente ragazzi, io oggi ho fatto diverse cose, fra cui ho cucinato, adesso ve lo faccio vedere, quindi è inutile che io vi faccia vedere sempre le stesse cose. Ho fatto il sale aromatizzato, eccolo qua, adesso non vorrei fare danno ma ve lo voglio far vedere. Ne ho in un barattolo di vetro già lì dove ho le spezie, e questo diciamo è di scorta perché io lo uso molto molto spesso. Se mi state per chiedere la ricetta, pentitevi subito perché la ricetta sul canale c'è. A parte i miei capelli che non si sa più da che parte guardarli. Comunque questo sale aromatizzato ha un profumo meraviglioso, io senza questo non riesco più a fare perché in moltissime preparazioni è meraviglioso, nelle patate al forno, nel pesce, ma nella carne è buonissimo. Poi ho cotto gli spinaci che avevo comprato ieri, eccoli qua che stavano scolando e si stavano raffreddando. Praticamente di una busta di spinaci tanto ne sono usciti questi, perché stasera voglio fare la torta salata ricotta e spinaci, ricotta spinaci e parmigiano. Io non utilizzo uova quando faccio questa torta perché come preparazione non mi piace utilizzare insomma le uova in questo tipo di preparazioni. Se volete aggiungere anche un ovetto lega di più il ripieno, però insomma a me non tanto mi
loro ci sono sempre, ragazze. Poi in più ho fatto una torta. Oggi è la festa del papà e quindi io ho preparato a mio marito questa torta, che è una cheesecake a le amarene, che è la sua torta preferita, la cheesecake, una delle sue torte preferite. Ora qui in frigo che raffredda, raffredderà fino a stasera e poi se meglio. Tanto perché volevo festeggiare un po' la festa del papà con mio marito, perché anche lui è papà di due bei bambini. Eccolo qua che arriva. Placido! Come vedete io ho più o meno sistemato, adesso vi faccio vedere un pochino la, più o meno sistemato, devo finire di sistemare diverse vetrine perché infatti lì vedete, vedete buchi, di là ci sono buchi, infatti adesso vi faccio vedere dall'altra parte, là è praticamente vuota. La l'ho sistemata, la parte di sotto la vedete vuota, ma sono obbligata a lasciarla vuota così sempre, perché puntino qualsiasi cosa c'è lì, quando c'è lì, quando io esco va e la prende, quindi non posso fare nulla. Però insomma il resto è tutto sistemato, io sono molto molto contenta. Vi faccio, a parte vabbè, il folletto fa parte di casa mia, là ci sono comunque quello che ho usato per pulire, che adesso devo portare di nuovo di là. Sono molto contenta, questo pavimento mi piace tantissimo. Fatemi sapere se vi piace da più vicino. Eccolo qua, è così. Il marito che passa, per me è bellissimo. Si abbina molto bene con i miei mobili, secondo me. Infatti se vedete la cucina ci sta così, cioè secondo me è molto molto. Ci vediamo dopo quando preparo la torta salata. Adesso facciamo la ricetta della torta salata ricotta e spinaci. È una specie di erbazzone, che è una torta salata tipica delle mie zone, anche se comunque io userò la pasta sfoglia sia sopra che sotto, e quindi non sarà un erbazzone che non prevede l'uso di pasta sfoglia. Marta, spostati. Allora, quello che ho fatto è grattugiare un pezzo di parmigiano a occhio. Io ne ho grattugiato un po' perché a mio marito piace molto. Dentro i bimbi vado a buttare allegramente quelli che sono i miei spinaci, sempre se ci azzecco il buco, e vado a frittare il mio bimbi. Dopo una veloce tritatina vado a unire della ricotta. Io avevo preso questa a 250 grammi, ma mi è rimasto un po' anche di un'altra confezione che avevo aperto prima per fare la cheesecake, e quindi insomma, userò anche questa, le userò tutte e due. Quindi ce la verso dentro sia la prima che il po' che mi era rimasto dall'altra, se ci riesco, ecco qua, e do comunque una mescolata. Aggiusto di sale ovviamente e il mio ripieno è pronto praticamente. Sale, pepe, se volete un po' di noce moscata, aggiungo un po' di pepe. Allora io ho steso la mia pasta sfoglia in questa diciamo pirofila, in questa teglia, potete usare comunque anche la placca da forno, e adesso verso tutto il composto sopra alla mia pasta sfoglia, modo per far mangiare gli spinaci a mio marito anche questo. Diversamente dai tortelli, io ho proprio tritato, come vedete, l'aspetto non è dei migliori, mi sembra una... non lo voglio dire. Non lo voglio affatto dire, perché dopo dicono che i miei video sono trash. E come dargli torto? Lascio, come avete visto, i bordini comunque liberi, perché tanto adesso io andrò a mettere l'altra confezione di sfoglia sopra, che comunque andrà leggermente a schiacciare il composto e andrà comunque a stendersi. Poi comunque devo avere lo spazio per chiudere un minimo i miei bordi, quindi la vado a srotolare. Questa si può fare anche con la pasta, mi sembra che si chiami pasta brisée,
si può fare la parte di sotto pasta brisè e la parte di sopra pasta sfoglia, o altrimenti anche la pasta della pizza. Ovviamente potete farvela anche voi, quindi adesso io la stendo così, cercando di essere più o meno precisa, cosa che io non riesco a fare mai nella mia vita. Ecco qua. E vado poi a chiudere i bordi molto semplicemente in questo modo. Quindi vado a chiudere così. Questa è ottima calda, ma buonissima anche fredda. Quindi potete benissimo cucinarla prima, tagliarla a quadratini e servirla come antipasto. Per noi stasera sarà la cena, e quindi benissimo. E va infornata a 200 gradi, forno statico, per una ventina di minuti. Prima di infornarla poi ricordatevi di bucherellare la superficie con una forchetta. Ora io non lo faccio perché comunque accenderò il forno fra un pochino e lo farò quindi fra un pochino. Oramai è sera, quasi ora di cena, io sto apparecchiando. La torta salata è in forno, fra un po' quando sarà un po' colorita sopra la tolgo dal forno e noi ceniamo, per cui adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao ciao.